esattamente un anno dopo la fine della guerra, Vincenzo Florio riportò in auge la targa Florio. I problemi erano enormi, le tensioni sociali, la grande miseria e in più la spagnola sicuramente non aiutavano a essere ottimisti. Ma Vincenzo Florio riuscì a mettere insieme la prima corsa automobilistica europea dopo la Grande Guerra. In Sicilia scesero Campari, Ascari e Sivocci. Al via si schierarono le azzurre Peugeot, le rosse Alfa, l'Itala e la Lancia, più qualche altra marca meno nota. Il percorso è cambiato. Adesso sono 108 km contro i 148 del precedente. La giornata è pessima, diluvia. Non dimentichiamo che siamo al 23 di novembre e non certo in estate. Le condizioni climatiche rendono ancora più difficile la prova. A causa della pioggia, diversi sbandano, fanno fuori strada, come Morondo che va fuori strada e viene rimesso in corsa grazie all'aiuto degli spettatori. Su 18 partenti, al traguardo arrivano soltanto 8 piloti. Vince André Boileau su Peugeot, chiamata la bella Hélène. Secondo, Antonio Moriondo su Itala. Terzo, Domenico Gamboni. E quarto, il conte Giulio Masetti. Enzo Ferrari, alla sua prima apparizione alla targa Florio, arriverà fuori tempo massimo per tante vicissitudini. Il 24 ottobre 1920 si disputa l'11ª targa Florio con la squadra Alfa Romeo al completo. Ci sono Ferrari, Baldoni e Campari. C'è in Sicilia anche Maria Antonietta Vanzo con la sua Buick. Sarà costretta a ritiro come Campari e Baldoni. In occasione Vincenzo Florio fa gli steccati con le pale d'elica. Ritiratosi Campari, che era il favorito, l'onore viene salvato da Enzo Ferrari che arriva secondo. Terzo arriva Luigi Lopez su Darrago, insieme ad altri quattro equipaggi, causa le intemperie. La gara si svolse sul piccolo circuito delle Madonie, di 108 km, e vinse Guido Mereganni in 8 ore, 27 prime e 23 secondi, alla media oraria di 51.084. Partiti 16, classificati 7. Il passaggio del vincitore Mereganni alla tribune. Enzo Ferrari in azione. L'arrivo vittorioso di Guido Mereganni. Giuseppe Campari costretto al ritiro. L'arrivo di Enzo Ferrari, il terzo arrivato Luigi Lopez su Darrago, il giro più veloce è quello di Enzo Ferrari, la delusione di Giuseppe Campari e anche Trabuso si deve ritirare. È nel segno del conte Giulio Masetti la successiva edizione che si svolge il 29 maggio 1921. Grandi favoriti, la Mercedes e Sailor, e le Alfa Romeo di Campari, Sivocci e Ferrari. Ma il conte Giulio Masetti, a bordo di una vecchia Fiat personale ideata nel 1912 e costruita nel 13 a 4 cilindri in linea e 4 piani di 500 cm di cilindrata, li batte tutti. Questo è il passaggio di Minoia su Fiat. Secondo arriva Max Seiler su Mercedes, che fa anche il giro più veloce. Terzo Giuseppe Campari, quarto Ugo Sivocci e quinto Enzo Ferrari, tutti su Alfa Romeo. Il vincitore, conte Giulio Masetti. Max Seiler su Mercedes. Giuseppe Campari su Alfa Romeo. Ugo Sivocci su Alfa Romeo. Enzo Ferrari sempre su Alfa Romeo. Giulio Foresti su Itala. Antonio Moriondo settimo sempre su Itala. Ferdinando Minoia, ottavo su Fiat 801. Guido Giulio Landi, nono su Italo. Giuseppe Pellegrino e Carlo Ferrari su Mercedes ritirati.
Intanto l'Italia vive un momento difficile. Contadini e braccianti si ribellano alla miseria. La famiglia Florio vive uno dei momenti più difficili della sua storia. Contestazioni, scioperi e violenze sono all'ordine del giorno. I fascisti di Mussolini fanno il bello e il cattivo tempo. Vincenzo Florio, in queste condizioni, fa un miracolo. Organizza la 13ª edizione, l'ultima a cui assisterà Franca Florio. Partecipano la Mercedes, l'Austro Daimler, la Steyr, la Ballot, la Alfa Romeo, la Fiat, la Itala e la Cerano, tutti con una mezza dozzina di macchine. Lambert Poker su Daimler. Gregor Kulm su Daimler. Enrico Giacconi su Fiat. Ruccio Cercignani su Wanderer. Il vincitore sarà per la seconda volta il conte Giulio Masetti, il quale era giunto nel porto di Termini sul suo Panfilo 15 giorni prima. Pilotava una Mercedes personale. Qui guidiamo Gregor Kulm ai box. Questo invece è Enrico Giacconi su Fiat. Si classificherà quinto. Su 42 partenti si classificheranno in 25. Questo è Alexander Sascha Kolovrat su Daimler che si ritirerà. La gara vive sul duello tra Masetti e Gokus Ballo. Il primo giro sarà appannaggio del conte fiorentino che fa anche il record in 1 37 primi e 37 secondi. Ma il secondo e il terzo passa avanti il francese. Incassata da Masetti, Gox al quarto giro va fuori pista, per cui lascia campo libero al conte Giulio Masetti. La Mercedes, che si era preparata per cancellare lo smacco dell'anno precedente, viene di nuovo sconfitta. Durante la gara si ribalta Biagio Nazzaro in modo spettacolare. I giornalisti francesi danno la sua morte, ma in effetti lui esce in colma. Purtroppo, al Gran Premio di Francia, vinto da suo zio Felice, morirà veramente. Alla gara partecipa anche Maria Antonietta Vanzo, su Alfa Romeo, che purtroppo dovrà ritirarsi. La 13ª edizione, disputata il 2 aprile 1922, è stata sicuramente una delle più spettacolari e interessanti. Per il conte Giulio Masetti sarà coniato un appellativo, Leone delle Madonie. Secondo sarà Jules Goux. Terzo, Giulio Foresti. Quarto, Antonio Ascari. Quinto, Enrico Giacconi. Sesto, Max Seiler. Settimo, Otto Hieronymus. Nono, Christian Werner. Decimo, Ugo Sviocci. Paul Schiff su Mercedes si classificherà ventesimo. Ferrari su Alfa Romeo solo quindicesimo. Questo filmato è dedicato a Vincenzo Florio, uomo che inventò la targa Florio. Sensibile, appassionato, non si fermò soltanto alle corse automobilistiche. Instancabile organizzatore di eventi, nel 1910 organizzò la settimana aviatori a Palermitana. Organizzò la targa Florio per le moto. E nel 1907 il primo giro ciclistico della Sicilia. Difficilissimo percorso delle Madonie, i centauri si diedero battaglia. Erano corse di resistenza oltre che di bravura. L'uomo semplice era amico di tutti. Qui lo vediamo con Raimondo di Trapia e qui con il grande Manuel Fangio.